Allora ragazzi, prima di cominciare a fare il setup dell'ambiente virtuale in Python sulla Jetson Nano, voglio darvi un po' un feedback sugli aspetti positivi e negativi che ho notato in questi giorni utilizzandola. Un aspetto molto negativo è che credo che il sistema operativo, ovvero Ubuntu, fornito dalla Nvidia, è l'unico sistema operativo che possiamo installare. Infatti ho provato a cercare la versione di Android per la Jetson Nano, ma non è più sviluppata dal 2014 o 2016, quindi e poi è difficile anche da reperire, non sono riuscito a trovare fisicamente il file ISO. Inoltre un altro aspetto negativo è che molti software che sono disponibili effettivamente su Ubuntu non si riescono a trovare per la Jetson Nano. E un altro problema è che ho provato a installare la versione di Anaconda per Ubuntu, ma purtroppo non si può installare. Quindi per utilizzare la Jetson Nano bisogna essere molto pratici di Linux. Infatti noi andremo a installare quest'oggi VirtualEnv e andremo a gestire il nostro ambiente virtuale Python direttamente da linea di comando. Una cosa che penso sia utile e che ho installato, qui notate che sto utilizzando VNC perché purtroppo non ci sono software di registrazione dello schermo per la Jetson Nano, e quindi VNC vi devo dire che è molto comodo, è un po' lento come potete notare e lo potete installare seguendo la guida che vi ho fatto notare la scorsa volta che è qui. In ogni caso ho installato un software simile a VS Code, dobbiamo andare in applicazioni, e infatti eccolo qua, si chiama VS Codium, non l'ho ancora provato, eventualmente lo proveremo insieme. Io in questi giorni per programmare stavo utilizzando Vim, come avete visto dalle applicazioni. Quindi per cominciare andiamo ad aprire il nostro terminale e andiamo a scrivere sudo apt-get install python pip python dev e build essential. Ovviamente vuole la password. Ok, io infatti ho già installato tutto. Poi scriviamo pip install VirtualEnv. Naturalmente a me dirà che l'ho già installato, voi attendete l'installazione, poi scrivete VirtualEnv -- version, vi dirà la versione, e quindi se vi dice la versione significa che l'abbiamo installato. Per creare un ambiente virtuale, VirtualEnv e poi il nome dell'ambiente, ad esempio test. Siccome io mi trovo in home Daniel, ovviamente l'ambiente virtuale si troverà qui. Infatti abbiamo test. Il mio ambiente ovviamente è sempre TensorEnv, lo chiamo sempre così io. E per andarlo ad attivare scriviamo source test bin activate. Scusate un attimo, controllo con il mio, visto che solitamente funziona, activate. Allora forse è questa barra qui che crea problemi. Esatto. Quindi bisogna togliere quella barra, non fate questo errore. Come al solito io tengo gli errori perché sono, insomma, utili per evitarli, ecco. E stessa cosa con l'ambiente nuovo, source test bin activate. Ovviamente io scrivo così perché mi trovo in home Daniel. Se io faccio cd slash, intanto scrivo deactivate, naturalmente mi trovo nella radice del sistema operativo, quindi per attivare il mio ambiente virtuale dipende dalla posizione in cui mi trovo. In questo caso dovrei scrivere source e home Daniel, tensor, anzi andiamo dentro test, bin e activate. Ovviamente, purtroppo come vedete VNC non è che sia super prestazionale, infatti è un pochino lento soprattutto con la tastiera. Ora siamo dentro, quindi come prima cosa andiamo ad esempio a installare alcuni pacchetti, ad esempio pip install open. Anzi, OpenCV è un po' pesante, quindi
visto che è un ambiente virtuale che poi butterò via, meglio evitare questo pacchetto, magari installiamo qualcosa di più leggero, ad esempio NumPy. Ovviamente questa cosa qui non so se l'avete sentita, ma purtroppo Python 2.7 ha terminato, insomma, il supporto dal 1 gennaio 2020, quindi non è più supportato, quindi vi consiglio di utilizzare sempre la pip 3 e Python 3 per eseguire, insomma utilizzate Python 3, e in questo caso pip 3 install NumPy. Potete installare ad esempio Pillow per le immagini, credo che serva la P maiuscola, naturalmente ci va anche install. E infatti vedete che tutti questi pacchetti li stiamo installando, e li stiamo installando nel nostro ambiente virtuale. Quindi ogni volta che avremo bisogno di questi pacchetti dovremo attivare il nostro ambiente virtuale. Quando non ci serve più, deactivate e usciamo dal nostro ambiente virtuale. Ora io mi trovo sempre nella radice. Sono andato a creare un piccolo programma in Python che scambia dati con Arduino e praticamente posso eseguirlo se ho attivato il mio ambiente virtuale. Quindi ho attivato test. In questo caso non ho a disposizione subito un Arduino, quindi non l'andremo a eseguire, ma in ogni caso la prossima puntata sarà proprio su questo scambio di dati tra Arduino e Python, quindi mi raccomando iscrivetevi e praticamente vi faccio vedere come sono andato a scrivere questo sorgente Python. Quindi dirigiamoci in home Daniel, ok, cd desktop, cd significa change directory, ls cd car dovrebbe essere qui dentro, ls, ok, qua vim, io utilizzo vim, se volete utilizzare vim anche voi dovete scrivere sudo apt get install vim in questo modo, è più o meno equivalente a nano, quello che utilizziamo di solito su Raspberry. Per vedere il nostro file Python scriviamo vim centralina.py, se non l'avete ancora creato ve lo crea scrivendo così. Questo qui è il programma che sono andato a creare, come vedete è importante inserire hashtag punto esclamativo slash user slash bin slash python, e questo qui è il programma che sono andato a creare. Naturalmente non si tratta di un programma ad oggetti, è un programma normale che mi serve per scambiare alcuni dati tra la Jetson Nano e Arduino. In particolare la Jetson Nano fa la verifica e la validazione dei dati e poi gli rimanda Arduino. Ci sto lavorando in questi giorni perché sarà il software che andrà montato in macchina sulla Jetson, e in sostanza noi, una volta andati a creare il nostro sorgente Python, il nostro script, chiudiamo esc due punti vq, v è salva, q è quit, e poi scriviamo Python 3. Io vi faccio vedere ls, il file si trova qui, quindi io posso scrivere Python 3, ora darà errore perché Arduino non è collegato, però vedete che lo va ad eseguire. Ah, tra l'altro ci sono dei problemi con Arduino che vi spiegherò poi in un prossimo video, perché sennò questo lo tiriamo troppo per le lunghe. Non riesce ad aprire, non ha i permessi per aprire le porte USB, quindi in questo caso se vi dà dei problemi del genere l'esecuzione di uno script Python, scrivete sudo Python 3 centralina.py. Infatti vedete che sta funzionando, naturalmente c'è un messaggio di errore che ho inserito io perché non è collegato ad Arduino, però con sudo funziona tutto. Quindi ragazzi, io spero che vi sia stato utile questo video, spero che qualcuno di voi acquisti la Jetson Nano perché c'è un sacco da divertirsi con questa scheda, vi giuro che è davvero potente, e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi le puntate successive, lasciateci assolutamente un like se l'avete trovato utile e volete supportare il nostro canale. Per qualsiasi domanda sapete che potete scriverci qui sotto nei commenti, seguiteci su Instagram e su Facebook, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!